Buonasera, benvenuti a questa edizione del sabato di Occhio alla Notizia. Iniziamo parlando di lavoro e delle province. I lavoratori e anche i sindacati hanno incontrato i parlamentari marchigiani. Grande partecipazione dei lavoratori delle province marchigiane all'incontro che si è svolto nella mattinata di oggi tra le segreterie regionali di CGL, CISL e UIL, i rappresentanti di categoria e le RSU con i parlamentari marchigiani, ai quali è stata illustrata la pesante situazione in cui si trovano questi enti. Una situazione difficile è quella in cui versano oggi le province. A partire dall'occupazione sono infatti a rischio oltre 1.000 lavoratori su un totale di 2.278 dipendenti, di cui 524 ad Ancona, 413 ad Ascoli Piceno, 228 a Fermo e 628 a Pesaro. Dei 2.278 dipendenti il 50% verrà posto in mobilità senza la certezza di una nuova occupazione. Divertimento, solidarietà e fortuna sono questi gli elementi della lotteria del Carnevale di Fano. Anche quest'anno torna l'appuntamento promosso dall'ente carnevalesca in collaborazione con le associazioni di volontariato più attive della città. Ieri alle 18.30 nella sede della concessionaria Opel Central Garage di Rosciano, consegnati da parte dell'ente carnevalesca i blocchetti dei coupon ai rappresentanti delle 13 associazioni coinvolte. In palio anche un'auto esclusiva, confermata inoltre la promozione per la vendita di palchi e poltroncine per assistere alle sfilate. È aperta da diversi giorni, ma l'inaugurazione è avvenuta questa mattina alle 10.30. Parliamo della nuova farmacia della stazione ferroviaria gestita dall'ASET Holding. Presenti il sindaco di Fano, Massimo Seri, e la presidente dell'azienda partecipata dal comune, Susanna Testa. Oltre ad essere un punto di riferimento per i viaggiatori che faranno tappa alla stazione di Fano, è facilmente fruibile anche dal centro della città e soprattutto dalla zona mare della Sassonia, retrostante appunto la stazione ferroviaria di Fano. E veniamo alla ricorrenza di oggi, Sant'Antonio. Il 17 gennaio Sant'Antonio Abate è il protettore degli animali domestici, del bestiame e del lavoro contadino. E come ogni anno avvengono le benedizioni degli animali. Stamattina si è iniziato dalle ore 9 alla chiesa di Caminate, dove dopo la Santa Messa, colazione di Sant'Antonio e distribuzione delle porzioni, nel pomeriggio la benedizione degli animali da cortile. Anche a Fano si celebrerà questo santo nella giornata di domani. In piazza 20 settembre avverrà la tradizionale benedizione. L'appuntamento è per le ore 10.30 in piazza 20 settembre, preceduto dal ritrovo dei cavalieri un'ora prima presso gli spazi dell'ex foro Boario. Alle ore 11 poi sarà lo stesso vescovo Armando Trasarti che presiedierà la Santa Messa presso la cattedrale. A partecipare basterà presentarsi con gli animali al seguito, altrimenti si potrà comunque ritirare in piazza il pane benedetto da dar loro da mangiare. Bene, questa è l'ultima notizia di questa edizione flash del TG Occhio alla Notizia che tornerà lunedì sera alle 20.30. Buon sabato sera e buona domenica a tutti voi.